Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti alla quinta edizione della Borsa di Studio Liverini. Mi fa piacere ricordare a tutti voi che oggi ricorre il Pi Greco Day, cioè la giornata mondiale del Pi Greco, e quindi si festeggia la matematica. Pertanto in bocca al lupo a tutti e aprite la mente. L'esemplare di Scimpionix fu rinvenuto nel 1980 nella cava di Pietraroia. Ora sappiamo che Scimpionix morì pochi giorni dopo la nascita. Probabilmente lo Scimpionix adulto avrebbe quadruplicato la sua originaria lunghezza. Quale sarebbe stata la percentuale di aumento dell'orbita oculare? Il Sannio sarà la capitale europea del vino per l'anno 2019. È stato il fatturato dei vini in Campania nel 2019. Quanti quintali di uva si possono raccogliere in un ettaro? Quante bottiglie da 75 centilitri si possono produrre con il raccolto di un ettaro? Capo Antica o Capo Arcaica è sorta nel IX secolo a.C. sul luogo dell'attuale comune campano di Santa Maria Capua Vetere. Dopo la distruzione del saccheggio dalla regola che decide gli anni bisestili. Secondo la nuova regola, gli anni secolari, questi che finiscono con due zeri, sono la cui numerazione multipla di 4, rimangono bisestili. Dall'856 ad oggi, quante volte i calendari hanno riportato il 29 febbraio? Ufficiale è la Telesurf Marathon, gara internazionale di corsa su strada sulla distanza di 21,2. Quale sarà la velocità media dell'atleta espressa in chilometri all'ora? Verifica che la velocità media che hai calcolato permette di descrivere l'intero percorso. Quale intervallo l'altitudine media risulta maggiore? In quale intervallo si incontra il maggior dislivello del percorso? Determina la distanza che intercorre tra le stazioni TDGV e PPV. Tracciala sulla corrispondente immagine presente nel foglio di risposta. E Paola, andiamo adesso, domani abbiamo il compito di matematica, sono preoccupatissima. Io no.